Francesca Conti è la direttrice responsabile della Città Invisibile, la rivista per un'altra città, è in piazza anche lei oggi tra i promotori del referendum, del doppio referendum contro la gentrificazione. C'è stato subito un successo enorme di firme, ci sono ancora code da un paio d'ore, bastavano 100 firme, ne sono arrivate molto di più e la gente è molto indignata. Sì, effettivamente devo dire che la mattinata qua sta andando molto bene, ci sono molte persone che anche non sapendo dell'iniziativa si fermano, ascoltano, chiedono, perché sono problemi che effettivamente sono vissuti sulla pelle di tutti. Spesso sul tema del turismo si fanno un po', si ragiona da molto, ma in maniera anche talvolta elitaria, no? Il turismo brutto contro il turismo bello, il tema qua è che come da tempo, insomma, alla fine anche sulla Città Invisibile, ma prima anche come per un'altra città, lavorando sui temi dell'urbanistica ci siamo resi conto che in qualche modo in questa città l'ottica, quindi la trasformazione in chiave neoliberista della città ha assolutamente cancellato, ci sta mangiando tutto lo spazio pubblico in favore poi del privato che si compra a pezzi di città. Questo che cosa ha comportato? Comporta chiaramente questa turistificazione eccessiva, quindi dagli Airbnb posseduti in gran parte da due o tre nomi grossi, i grandi alberghi in mano alle multinazionali, gli studentati che sono l'ultima trovata per non aprire più alberghi ma in realtà aprire studentati che poi sono alberghi, e tutto questo porta chiaramente ad una possibilità di vita della classe media, della classe più povera nella città. Gli affitti si alzano a dismisura, è difficilissimo trovare anche case in vendita a prezzi decenti, cioè qui si sta toccando proprio non solo più le classi più povere, anche la classe media, quindi le classi più povere risentono il problema dell'assenza di case popolari. Quanti di questi edifici pubblici sarebbero potuti trasformare in case popolari, fare un'operazione come quella delle murate, per esempio all'ex ospedale San Gallo e in altri luoghi? Questa è una cosa. E quindi chiaramente c'è una lista d'attesa enorme di case popolari, ci sono 130 sfratti al mese a Firenze e c'è un problema. Poi c'è il problema appunto degli affitti assolutamente non abbordabili, affitti a prezzi folli. Questo fa sì che studenti, studentesse, cioè quelli dell'Università Pubblica di Firenze, sono costretti ad allontanarsi sempre di più. Ma i prezzi stanno salendo, questo crea ovviamente tutto un aumento di prezzi, un'impossibilità di vivere anche a Sesto, anche a Sesto Fiorentino, anche a Scandicci. Cioè questa situazione si sta totalmente aggravando e questa è proprio la conseguenza del fatto che abbiamo un'amministrazione che in qualche modo ha favorito tutto questo. Nardella appunto, che con la sua brochure Florence City of Opportunities, perché bisogna sempre parlare in inglese, dato in giro a vendere nelle fiere immobiliari di tutto il paese edifici pubblici e edifici privati, ha fatto l'interetto in qualche modo, diciamo, sappiamo da che parte sta la nostra amministrazione. Tutto questo serve a sensibilizzare, serve anche a far capire che non tutto è perduto, cioè questa è una città che deve essere vissuta da chi ci lavora, da chi ci vive, dalle persone. Parlavo adesso con una giovane coppia che mi dicevano che loro entrambi lavorano nel pubblico a Firenze, non sono fiorentini, e hanno fatto fatica a trovare un appartamento in affitto a Firenze. Alla fine ci sono riusciti tramite delle persone che conoscevano. Ecco, questa è la situazione in città. Ecco, come sempre si arriva ad affrontare i problemi quando il bubbone scoppia, no? Viviamo nella società dell'emergenza, l'abbiamo visto la pandemia o la guerra, ma anche prima Naomi Klein parlava già oltre 20 anni fa, la shock economy. E forse, mi viene da dire, qua a Firenze per anni chi denunciava questa deriva, questa tendenza è stato un po' oscurato anche dai media. Tu fondi e dirigi una rivista, La Città Invisibile, che quasi con il mandato un po' di allargare il dibattito pubblico. Qual è lo stato di salute secondo te dell'informazione a Firenze? Beh, chiaramente quello che vediamo, diciamo, possiamo parlare dell'informazione sull'informazione mainstream, è chiaramente che è una voce unica, no? A me la voce è quella di chi comanda, cioè usiamo anche termini semplici, no? Di chi amministra la città, di chi ha potere, E quindi questo è chiaro. È chiaro che è necessaria un'informazione che noi, voglio dire, si nasce nel 2014 con proprio l'intenzione di dare voce, no? A chi quella voce non ce l'ha, di dare spazio a chi quello spazio non ce l'ha. E il problema vero è però
che si rimane un po', come dire, chiusi in certe nicchie di attivisti, quindi quello è necessario, perché fare quel passaggio oltre quella nicchia è impossibile diventare mainstream perché sono altri strumenti, però cominciare a diffondere anche, dare in qualche modo a questo spirito critico poi alla fine un risultato, cioè che non sia solo quella critica, quella lamentarsi continuo, che è un po' anche tipicamente fiorentino, che poi non trova sfondo. Ecco, iniziative di questo tipo ti danno comunque la possibilità di fare anche una campagna in città, una campagna critica vicino persone. È chiaro che lo stato dell'informazione in generale, non solo a Firenze, è pessimo, perché lo stiamo vedendo, ma appunto si parlava di pandemia, ma anche per quanto riguarda la guerra tra Russia e Ucraina, cioè siamo al pensiero unico, no? Non a caso la città invisibile ha come sottotitolo Voci contro il pensiero unico, perché comunque è quel pensiero unico, ma sono decenni che in qualche modo lo vediamo. E adesso se ne accorgono tutti, bisogna stare attenti, bisogna riuscire ad orientare, a far capire alle persone che la critica deve essere basata, perché altrimenti si finisce nel complottismo, e il complottismo fa bene al pensiero unico.